Con Marco Zambuto, candidato sindaco di Agrigento, ecco quali sono i progetti futuri per la città. E innanzitutto riprendere a rappresentare una città, ascoltarla, capirla con un ripristino di rapporti. È stata in questi anni una città a cui è stato messo un muro davanti alla porta del comune, a cui è stato impedito proprio di parlare. Bene, noi vogliamo abbattere questo muro per riprendere un rapporto con la città, per riprendere un rapporto con i quartieri e riuscire a rappresentarli appieno. Si sta facendo una campagna elettorale con grande entusiasmo, con grande voglia proprio di costruire, nonostante le difficoltà, un percorso di partecipazione e soprattutto un percorso che riporti fiducia e che ridia la voce ai cittadini. È un moderato, un uomo di centro, un uomo che ama questa città, un uomo al nostro dire che può realmente rappresentare il cambiamento anche per l'esperienza che ha avuto di questa città. Noi stiamo scommettendo, abbiamo messo su una lista che sosterrà Marco Zambuto, ci sono tantissimi giovani, forse sarà la lista più giovane di tutte le liste, perché vogliamo ricostruire un progetto che è stato abbandonato a causa del populismo e del sovranismo. Oggi noi vogliamo costruire un partito dove viene messo al centro l'uomo, i suoi bisogni, il lavoro, i lavoratori, ma soprattutto viene riconosciuto il diritto allo studio, l'università libera, quindi una società che deve affrontare i diversi problemi che oggi non vengono affrontati. Come donna e come coordinatrice provinciale dell'UDC ho deciso di scendere in campo e di sostenere la candidatura di Marco Zambuto. Le caratteristiche che ci contraddistinguono sono quelle della competenza, del garbo e della serietà. Ciò che mi preme e che mi sta a cuore è quello di essere al servizio della gente e del popolo. Non ci sono salvatori della patria e non ci sono bacchette magiche, ma la cosa importante è essere con i piedi per terra, avere la volontà di essere al servizio del popolo e soprattutto affrontare questa sfida con serietà e con la sincerità. Siamo qui riuniti appunto per dare un sostegno al candidato sindaco Marco Zambuto. Abbiamo una grande abbiamo grinta, tenacia, diciamo, di poter portare avanti questa bella iniziativa.